Un po' strano questa telecamera, perché io sto aspettando. Allora, stasera parliamo di libri tradizionali giapponesi. Vi farò vedere anche i miei libri tradizionali che ho acquistato al mercatino dei libri usati, uno l'anno scorso e uno quest'anno. E lo faccio perché oggi ho pubblicato un post su Instagram proprio a riguardo. Diciamo dei libri antichi giapponesi, di come sono fatti, i diversi tipi che ci sono e anche dove si possono trovare, dove si possono acquistare, perché in realtà sembra strano, ma sono estremamente semplici da trovare. C'è addirittura una lettera dentro questo. Sono estremamente facili da trovare in realtà. E anche piuttosto economici da acquistare. Mi sembra che per questo ho speso 500 yen, quindi circa 5 euro, un po' meno di 5 euro, mentre per questo ho speso un po' meno di 3 euro. Intanto saluto chi si sta via via collegando. Buon pomeriggio. Qui in Giappone sono già le 11 di sera, quindi probabilmente non parlerò tantissimo. Ciao Walter, buongiorno. Buonasera qui, buongiorno. Allora, non so se tu Walter hai letto il post di oggi, perché poi ero al lavoro, non ho fatto in tempo a vedere i commenti, non ho fatto in tempo a vedere quasi niente, però mi volevo un po' ricollegare appunto a quel post in cui ho... aspetta, sono storta, in cui ho fatto vedere i diversi tipi di libri tradizionali giapponesi e poi siccome un post di Instagram purtroppo ha uno spazio limitato, quindi ha caratteri limitati, posso mettere fino a 10 slide, è molto difficile parlare fino in fondo di un argomento su Instagram e quindi ho deciso di fare una live. Perché niente, pensavo che potesse essere interessante. Allora, io in realtà ho anche tipo un un coso di appunti da seguire se mi dimentico qualcosa, quindi è possibile che a volte controlli il foglio. Però vorrei il più possibile farvi proprio vedere attraverso questi libri, farvi vedere con i vostri occhi, insomma, le cose di cui sto parlando. Allora, partiamo un po' da, la definizione, no, di libro giapponese, perché, i libri giapponesi sono, sembra una cosa molto stupida, però sono tutti libri stampati in Giappone. Non importa che siano scritti in giapponese, perché in passato c'erano moltissimi libri scritti in cinese, oppure pensate agli stessi testi buddisti che sono scritti o in uno strano cinese, però buddista, aspettate, ecco, oppure in sanscrito direttamente. Oh no, Marco, ok, grazie mille, buona lezione a te. Tanto comunque poi se vorrei la potrei recuperare, perché salvo tutto, buona lezione. Ciao. Allora, nel post di oggi vi ho fatto vedere in realtà tre varianti di libri, che sono le tre principali, i tre principali stili. Il primo è il makimono. Ciao, ciao, ciao Domenica, ciao Curquit, che se non sbaglio ti chiami Carmelo? No, Carmine. Aspetta. Ricordami come ti chiami, per favore. Comunque, buon pomeriggio a tutti. Mi sto riallacciando al post di oggi. Carmine, Carmine, porca miseria. Era giusto la seconda, adesso non me la dimentico più, però. Carmine. Stavo dicendo, insomma, che ci sono tre tipi di libro tradizionale giapponese. Il primo è il makimono. O Kanshi, che Kanshibon, scusate, che è appunto proprio un rotolo ed è la forma più antica di libro. Infatti si usava nell'era Nara, nell'era Heian, stiamo parlando di più di 1000 anni fa. Ovviamente non hanno smesso di usarlo, si continua a usare, però è rimasto un po' di più il formato dell'arte, per esempio, quindi opere d'arte, quadri che vengono dipinti su dei rotoli.
mentre i libri a un certo punto hanno smesso di trascriverli su questi rotoli. E poi vi ho fatto vedere un altro tipo di libro che è l'Orihon, che invece è una sorta di libro a fisarmonica dove c'è un rettangolone di carta molto molto lunga su cui si scrive ovviamente in verticale, insomma si scrivono le cose e poi si piega il foglio in modo da farlo diventare una sorta di fisarmonichetta. L'Orihon è ancora abbastanza usato, però di solito, ci sono anche delle eccezioni, però di solito è usato moltissimo per trascrivere testi buddisti, quindi sutra, interpretazioni di testi buddisti, dottrine, eccetera, eccetera. E poi si arriva al tipo di libro che vi vorrei far vedere oggi nel dettaglio. L'ho già un po' accennato ieri, durante la live in cui ho fatto vedere che cosa ho comprato al mercatino dei libri usati. Però, oggi mi premevo a farvelo vedere, diciamo, un pochino più nel dettaglio. Ed è, questo tipo di libro, ovvero il cosiddetto sashibon, quindi libro a fascicoletto. Che poi si divide in realtà in diversi tipi di libro a sua volta a seconda di come viene stampato. Perché, per esempio, ci sono sashibon molto antichi, più o meno risalenti al XVI secolo, che si chiamano katsujibon, perché sono stati stampati non con una matrice, ma con, non so come definirlo. Cioè, c'erano tutti i caratteri come se fossero state tante lettere che poi venivano, diciamo, messi insieme, combinati dentro una specie di, non lo so, scacchiera, non una scacchiera, ma insomma una cosa in cui si infilavano queste tesserine. Poi si metteva il colore e si stampava la carta. Questi erano i katsujibon e questo genere di stampa, questo tipo di stampa in realtà già si usava in Cina da molto tempo, però in Giappone in particolare l'avevano portata i missionari portoghesi, perché appunto nel XVI secolo erano arrivati i missionari prima portoghesi, poi spagnoli che cercavano di convertire i giapponesi al cristianesimo. E per farlo avevano ovviamente bisogno di molti testi, molti libri, dovevano imparare la lingua, quindi avevano portato delle stampanti, se così le vogliamo chiamare, addirittura da Venezia, pensate, le avevano portate a Nagasaki. E si stampavano delle cose, e si erano fatti fare proprio a Venezia, su misura, anche delle tessere con i caratteri giapponesi. Gli erano costati un occhio della testa, ovviamente, perché non si limitavano a qualche lettera dell'alfabeto, come potete immaginare. Si erano fatti creare solo le tessere, diciamo, dei caratteri più ricorrenti, e le usavano per stampare dei libri di catechismo, per esempio, o dei piccoli, non lo so, delle piccole introduzioni alla Bibbia. E questo metodo in giapponese si chiama katsujibon. E Oda Nobunaga stesso l'aveva iniziato ad usare e si era un po' diffuso. Poi però di cosa si sono accorti i giapponesi? Che in realtà ci voleva più tempo a assemblare. Ciao Association 1937. Ben arrivato, ben arrivata. Si sono accorti che ci mettevano molto di più ad assemblare tutte queste tesserine con tutta questa miriade di caratteri. Piuttosto che prendere una asse di legno e praticamente intagliarla in modo da, non so come dire, ricavare una sorta di stencil o di stampino che avesse praticamente la pagina già scritta. Cioè, lo so che sembra assurdo, tipo intagliare delle assi di legno in modo che ci siano questi simbolini di rilievo. Piuttosto che assemblare le letterine, però ci voleva veramente molto meno. Ciao Claudiette! E quindi in realtà poi a un certo punto i katsujibon furono un po' lasciati da parte e si diffuse un altro tipo di stampa, detta hanga, o comunque in giapponese si chiamano tipo seihanbon, seihanbon. Quindi la stampa dove ogni pagina aveva la sua matrice, scritta
scavata, la sua, era come un grande stampino che poi si ricopriva di inchiostro, ci si posava sopra la carta washi, che è la carta giapponese, che poi vi farò vedere anche nel dettaglio perché è una carta molto bella. E i libri si iniziano a stampare così. E so che può sembrare strano perché c'è tantissimo lavoro dietro, no? Cioè, prima il libro va scritto, poi va copiato in bella copia, poi sta bella copia va intagliata finemente nel legno, cioè veramente una roba da bruciarsi gli occhi. Poi però, una volta che queste pagine erano fatte, si potevano stampare tantissime copie. Ed è più o meno quello che successe, perché nell'era Edo in Giappone, comunque molta gente sapeva leggere. A volte dicono, sulla base del niente, però, che allora in Giappone ci fosse il tasso di alfabetizzazione più alto al mondo. Purtroppo non abbiamo dati certi, quindi è un'affermazione che, insomma, è scorretta, perché non lo sappiamo. Però quello che è vero è che c'era tantissima gente di tutte le classi sociali che sapeva leggere, e questo fece sì che nel periodo Edo si diffondesse tantissimo la stampa, si diffondesse tantissimo l'editoria. Praticamente si dice che a Edo, quindi la vecchia Edo è il vecchio nome di Tokyo, ci fosse una libreria quasi in ogni strada. Quindi pensate a quanto era diffusa, e questo è anche il motivo per cui oggi questo genere di libri si possono acquistare per dei prezzi relativamente bassi, perché ce ne sono tantissimi, cioè il Giappone pullula di questi libri perché appunto ne venivano stampati e acquistati centinaia di migliaia. Questo è un po' quello che ho già detto nel post di oggi. Adesso però mi sarebbe piaciuto, insomma, farvi vedere, perché ho paura che spiegando la parola non si capisca tanto bene come sono effettivamente rilegati questi sashibon. Allora, forse non so da quale partire, da quale si capisce meglio. Prendiamo questo. Anzi no, prendiamo questo perché si vede meglio il filo. Allora, togliamo anche la lettera perché ci dà fastidio. All'apparenza sembra un libro normale, però in realtà ha delle peculiarità. La prima è che le pagine non sono fogli di carta stampati fronte e dietro, ma sono, adesso per farvi vedere perfettamente la cosa, dovrei proprio distruggere il libro, cioè tagliare il filo, questo filo, disassemblare il libro e distendervi una di queste pagine, però cercherò di farvelo vedere lo stesso. Allora, vedete questa cosa? Cioè, quella che sembra una pagina unica, in realtà è un foglio piegato a metà ed è stampato da un solo lato. La parte, diciamo, aperta della piegatura viene poi rilegata, cucita qui nella costa del libro, in modo che appunto non si spapocchi tutto. Però in realtà questo sarebbe un foglio rettangolare con due pagine stampate, cioè con praticamente la pagina 1 e la pagina 2 stampate sullo stesso foglio, poi piegato a metà e rilegato. Poi vedete che comunque c'è la sua copertina di una carta leggermente più rigida e anche impermeabile di solito. Però ecco, questa è la prima particolarità. La seconda particolarità è, adesso ve la faccio vedere, si vede meglio qui. Il titolo del libro viene scritto qua, quindi in realtà le copertine non sono come le copertine nostre di oggi, che hanno tutti i disegni, i fighi, le cose, le foto delle tipe con i fiori in bocca. Cioè, adesso lo dico uno. Molto spesso ci sono queste donne così, con questo sguardo perso nell'orizzonte. In realtà erano, a volte erano anche comunque copertine di carta molto belle. Per esempio, guardate questa. Questa ha queste decorazioni molto belle, no? Questi motivi molto carini, però non erano design complessi. E sopra questa copertina si attaccava, si incollava proprio con la colla, un cartiglietto che aveva il titolo del libro e poi anche il numero, volendo, perché se era una serie di libri o un libro spezzettato tipo in prima parte, seconda parte, qui si scriveva se era la prima, la seconda parte, libro 1, libro 2, libro 3, ok? Non era come nei libri moderni che c'era scritto qua. A volte veniva scritto però qui, in questo
in questa parte, perché poi i libri non venivano messi così in libreria, ma venivano messi così, e se tu volevi tirare fuori proprio quel libro là a colpo sicuro, allora c'è qualcuno che a volte scriveva il titolo del libro qui. Il problema qual è di questi cartiglietti? Che a volte si staccavano perché erano esterni, non erano fatti direttamente sulla copertina, erano fogli di carta esterni che per X motivi potevano staccarsi, potevano stingersi, potevano rovinarsi, e come nel caso di questo libro si poteva arrivare a non capire più il titolo del libro. Cioè, questo è il legge. Ci sono. Sì, ok, diciamo che questi due caratteri che sono Bunshō sono ancora leggibili, però non so cosa c'è qui. Non so come inizia il titolo del libro. Questo è l'autore, comunque. A volte c'era scritto anche l'autore, questo però è un libro moderno perché è un libro dell'era Meiji. Quindi avrà 110-120 anni al massimo, è piuttosto recente. Dei libri un po' più vecchi non lo scrivevano. Come venivano rilegate, scusate, queste pagine con la copertina? Mediante dei fili esterni. Sono dei fili in realtà fatti apposta per poter essere scuciti e tolti in qualsiasi momento, perché se la copertina si rovinava o se le pagine, per esempio, erano state assemblate in un ordine sbagliato, bastava appunto o cambiare la copertina o togliere tutto, rimettere le pagine in ordine e ricucirlo. Era molto semplice. E aspettate, vi volevo far vedere che cosa succede quando questa parte qua diventa illeggibile. Siccome loro conoscevano i loro polli, cioè lo sapevano che poteva succedere questa cosa, oppure spesso succedeva che le copertine rovinate venivano sostituite. Ma se non si aveva una copertina, diciamo nuova, una copertina vergine, chiamiamola, per X motivi, dal mi mancano i soldi al boh, non lo so, non ho avuto tempo per comprare una copertina nuova, molto spesso si prendevano copertine di altri libri vecchi e le si usavano semplicemente appunto per proteggere le pagine. Quindi a volte, molto spesso, capita che la copertina dice, non lo so, libro Pinco Pallo, ma poi tu vai a leggere il libro e non è il libro Pinco Pallo, ma è, non lo so, Panco Pinco. Però come si fa a capire qual è il titolo vero, reale del libro quando la copertina è leggibile o è sbagliata? Allora, praticamente ogni pagina, aspettate, adesso le devo riaprire, sono belle incollate. Aspettate un secondo. Voilà. Allora, ognuna di queste pagine, se voi le aprite, ha una sorta di colonnetta nel mezzo che corrisponde alla piegatura. Quindi quando la pagina è, diciamo, normale, piegata, come deve stare, sono illeggibili. Ma se noi le apriamo, praticamente possiamo leggere questa scritta. Qui c'è il titolo del libro e qui c'è la pagina, il numero di pagina. Tra l'altro, ecco, un'altra cosa differente, per noi le pagine sono, cioè, ogni lato è una pagina, quindi questa sarebbe tipo, non lo so, pagina 35, questa sarebbe pagina 36, questa sarebbe pagina 37. Ma siccome in realtà la pagina 35 e la pagina 36 sono un foglio solo, sono un foglio unico, in realtà contano come una pagina. E quindi sarebbe stata, non lo so, tipo pagina 35 davanti, pagina 35 dietro. E questa è una cosa molto particolare dei libri giapponesi, che le pagine si contano in un altro modo. Ovviamente scusate, sto parlando a ruota libera, però se avete delle domande o delle cose che mi volete chiedere, insomma, fate pure, nel senso io cioè, parto e inizio a chiacchierare a manetta, però fermatevi in qualsiasi momento e chiedetemi. Veramente, no problem. Un'altra cosa molto interessante, che serve specialmente a chi fa ricerca, ma anche a chi è curioso. Ciao, Mr. Joe. Konnichiwa. Konbanwa. Dammi sera. Un'altra cosa molto curiosa sono questi stampini. Questo però c'era anche in Europa, penso. Si dovrebbe chiamare Ex Libris. Sono, diciamo, degli stemmini
o degli stampini che identificano, diciamo, il possessore del libro. Quindi questo libro è stato di... Oddio, è leggibile. Di una persona che aveva nel nome il kanji di tigre e poi un'altra persona che aveva nel... Tsuki, vabbè, non lo so, perché adesso sono abbastanza illeggibili, come potete vedere. Però questi sono gli ex libris e c'erano anche in Giappone. E poi alla fine, siccome comunque questi libri non erano fatti in casa, cioè nel senso c'era tantissimo lavoro dietro, anche nell'ultima pagina c'è lo stesso stemmino dei tipi. Nell'ultima pagina di solito c'era piccolino piccolino anche il nome della casa editrice. In questo caso qui non c'è. Dice semplicemente che tipo c'è un seguito del libro e il titolo di nuovo del libro, però molto spesso c'era anche la casa editrice, perché comunque in quest'epoca, in quell'epoca, quindi nell'Edo, nacquero le prime case editrici in Giappone. Fino alla diffusione della stampa, non c'erano state delle vere e proprie case editrici perché si copiavano a mano i libri, quindi i libri erano una cosa abbastanza rara. Se ti impossessavi di un libro, la prima cosa che facevi, prima ancora di leggerlo, era ricopiarlo a mano, molto spesso anche facendo errori, ricopiandolo un po' la CDC, sbagliando, eccetera, eccetera. Ma in questo periodo nascono le prime case editrici. Chi faceva gli stemmini? Era una forma di Hanko. Sì, esatto. Cioè, erano proprio gli. Era come la firma, solo che era fatta a stampino, a timbrino, dei vari possessori dei libri. Gli stemmini se li facevano loro, o magari se li facevano fare da degli artigiani, ma era il modo in cui marchiavano, fra virgolette, il fatto che erano entrati in possesso di un libro. Proprio veramente come un ex libris. Ecco, qui si vede bene. In questo libro qui, questa è l'ultima pagina e c'è il nome della casa editrice, chi ha curato l'edizione, l'anno e varie altre informazioni. C'è anche il prezzo. Tre sen, che però all'inizio era Meiji, a quanto non mi ricordo quanto valeva, non riesco a fare la conversione. Questo è stato la casa editrice di questo libro è la Sen, no, Hakubai Dozohan. È una casa editrice che adesso non esiste più. E adesso niente, vi volevo. Allora, questo libro qui in realtà l'ho già fatto vedere ieri, l'ho già un po' sfogliato con voi, non l'ho ancora letto. Ho letto solo la prima pagina che vi ho detto, insomma, iniziava tipo una barzelletta perché ci sono tipo tre tipi mezzi ciechi che non ci vedono, uno mezzo sordo, uno che zoppica. Insomma, sembra l'inizio veramente di una strana barzelletta, quindi l'ho preso così, più che altro per fare un po' di esercizio nella lettura del corsivo. Quest'altro libro, che non vi ho fatto vedere in realtà, c'era già da un annetto. Ed è in realtà un manuale. È un manuale di lettere, cioè è un manuale su come scrivere delle lettere, lettere per varie occasioni, però per le donne. Ovvero, perché evidentemente donne e uomini scrivono lettere diverse, e questo è un piccolo manualetto tascabile con dei facsimile. Con tanto di punti a cui stare attente quando si scriveva, proprio per le donne che scrivevano delle lettere. L'ho preso perché niente, mi incuriosiva veramente tanto. Faccio abbastanza fatica a leggerlo perché anche questo è in corsivo. Però, oddio, ma tutto è questo. Allora, voi dovete sapere che quando mi metto a fare le live passano delle ambulanze. Cioè, ma di continuo. Sempre, vabbè. Sto cercando se c'è qualcosa di interessante. Shinamono Warigai.
Guarigai, Tanomi. Boh, questa è tipo una lettera per chiedere delle cose per quando non ho capito se per farti sostituire qualcosa che hai comprato che si è rotto o per cambiarlo. Si scriveva una lettera, invece che andare in negozio, specialmente se magari lo compravi per corrispondenza, e c'erano dei problemi con le cose che ti arrivavano a casa, potevi scrivere questa lettera qua. Che, beh, Kono Aida, quindi qualche giorno fa, Kono Aida wa, qualche giorno fa, Hisabisa ni nite, un koshi. Allora, la lettera inizia tipo: qualche giorno fa sono venuta a trovare il vostro negozio dopo molto tempo, bla bla bla, e poi continua. E tra l'altro, dentro questi libri, questa è una cosa molto carina, si trovano poi queste lettere. Cioè, molto spesso ci sono delle robe dentro, dei fogli di carta. Madonna, paura di romperlo, guardarlo. Questi non fanno parte del libro, eh. Questo è qualcosa che chi ha utilizzato il libro ha poi dimenticato fra le pagine. Eccolo. È un esercizio di calligrafia, penso. O una brutta copia di qualcosa. Brutta, cioè, nel senso, è bellissima lo stesso. Però vedete che ci sono delle scancellature, delle cose. E a volte nei libri si trovano queste cose qua. Anche. Quindi è molto bello perché si crea una sorta di connessione comunque fra chi ha comprato questi libri, chi li ha utilizzati tanti tanti anni fa e noi, no? Che oggi li prendiamo come se fossero degli oggetti tipo super strani. Oddio, un libro antico, che cosa sarà mai? Niente, io mi diverto sempre moltissimo a leggerli. La mia coinquilina, vabbè, adesso è andata a letto, quindi non la voglio scomodare. Però lei si è presa l'altro giorno un manuale delle scuole. Un manuale di una scuola femminile in cui c'è scritto passo dopo passo come cucire un kimono. La mia coinquilina ha studiato moda, cuce, e quindi appena l'ha trovato ha detto: no, bellissimo, fighissimo, adesso ci provo anch'io. E quindi adesso se l'è preso, se lo sta decifrando. Però no, veramente ci sono un sacco di cose fighissime, veramente molto molto belle. Il problema di questi libri purtroppo è che sono scritti quasi sempre in corsivo. Il lato positivo è che hanno sem quasi sempre comunque il furigana. Ve lo faccio vedere. Il furigana è praticamente la lettura dei caratteri, è come si pronunciano i caratteri, quindi quasi sempre c'è il furigana. Però anche il furigana è in corsivo. Quindi è tipo, ma allora mi stai prendendo in giro? Però di solito l'hiragana corsivo non è difficilissimo, quindi se uno impara a leggerlo riesce anche un po' a capire che cosa c'è scritto, no? E niente, ecco, questo anche vi voglio far vedere. Di solito i libri hanno questo margine, in cima e in basso. In basso è un po' più piccolo. In cima abbastanza ampio. Questo margine in realtà non serve a niente, cioè semplicemente lo stampo della matrice finiva qui e la carta eccedeva un po'. Però questo ci torna super utile perché molti di questi libri sono comunque vecchi, sono preziosi, e per sfogliarli bisogna fare molta molta attenzione e si dovrebbe cercare di toccare il meno possibile le parti con l'inchiostro perché se toccandole si rovinano poi il libro diventa illeggibile. E quindi in realtà c'è un modo per sfogliare questi libri che non è assolutamente quello che sto facendo io adesso, ma lo faccio solo perché so che sono libri, diciamo, di poco valore. Quindi anche se si rompono un po' non succede niente. Ma in realtà i libri andrebbero intanto posati su una superficie liscia e piatta, e poi andrebbero sfogliati prendendoli solo da quest'angolo in basso, toccandoli il meno possibile e mai tenendoli così.
Perché, scusate, mai tenendo la stoffa, sì, vabbè, la carta così perché si rischia di strapparla. Quindi, questi margini tornano super utili perché perlomeno non c'è inchiostro, non c'è scritto niente. Anche se si toccano, non succede niente. Adesso non mi riesce, è difficilissimo. Ah, vietato mettersi le dita con la saliva per girare meglio le pagine. Fuori discussione. Quindi si prendono da qui e si gira. E si deve leggere per forza così, cioè, tipo quest'estate io ho fatto io lavoro in biblioteca, no? Alla biblioteca universitaria, e quest'estate dovevamo fare l'inventario della sezione di Wasobon. E a volte succedeva che dei libri non fossero nell'inventario o che non si riuscisse a leggere il titolo, quindi bisognava per forza aprirli. E quando li aprivamo dovevamo assolutamente usarli così. I guanti e le pinzette no, è peggio, perché con i guanti perdi sensibilità alle dita, quindi rischi veramente di dosare male la forza e strappare le pagine. E lo stesso discorso è per le pinzette. Ovviamente le mani vanno lavate, quindi non ci deve essere niente di unto, non ci deve essere sudore, non ci deve essere niente. Vanno lavate molto accuratamente prima di toccare questi libri. E poi niente, si usano così. Il nome della rosa, Docet. Cioè, so cos'è il nome della rosa, però non l'ho mai letto, quindi non ho neanche mai visto il film. Però sì, insomma, sono libri molto antichi, bisognerebbe. Ci sono dei miei professori che, per esempio, su Zoom, per far vedere questi libri, prendevano libri preziosissimi, super antichi, li prendevano e li sfogliavano così, cioè nel senso. Quindi predicano bene e poi razzolano male, però in generale bisognerebbe cercare di stare abbastanza attenti. E niente, ci tenevo a farvi vedere questa cosa, spero che vi abbia divertito, che vi abbia un po' incuriosito. Spero che quando verrete in Giappone andrete in cerca del vostro piccolo libro antico da portarvi a casa, così come ricordo. E il nome della rosa, l'assassino avvelenava gli angoli delle pagine. Ah, sono Freddy Manuensi. Raga, ma vedete io quanto sono ignorante in realtà? Cioè, finché si parla di sta roba qua. Perché sono malata nel cervello. Allora sì, ma veramente poi questa roba di cultura generale base. Io proprio sono persa. Ok, scusate per la figuraccia, ma grazie mille. Allora, niente, io non vi tedio oltre. È stata una live breve ma intensa. Sto cercando di fare queste piccole live, d'ora in poi le farò più spesso, per totalizzare sti maledetti 90 giorni unici che mi servono per fare gli streaming solo per gli abbonati. Quindi cercherò di riempire un po' il tempo, ovviamente senza cose noiose, cercherò sempre di, insomma, farvi scoprire qualche chicca. No, non ho visto neanche il film. Non ho visto neanche il film. Non vedo l'ora di trovare un mercatino del libro. Guarda, Walter, allora non so bene nelle altre città, però qui a Kyoto ce ne sono tre ogni anno: uno a maggio a Heian-jin-gu, uno ad agosto a Shimogamo-jinja, e poi uno a fine ottobre, inizio novembre, che è al Chionji. Chionji, che è un tempio proprio di fronte all'Università di Kyoto, quindi io vado sempre lì perché praticamente ce l'ho accanto. Forse c'è su Rayplay. Ok, va bene, Mr. Joe, allora lo vedrò. Se c'è su Rayplay me lo cerco. E niente, grazie mille. Scusate un po' il sottotono, sono. C'è un po' sonno. Sono un po' stanca. Però sono contenta comunque di aver fatto sta live. E adesso che faccio? Prima di andare a letto, devo finire i compiti. Vabbè, finirò i compiti e risponderò un po' di commenti su Instagram. E niente, ci vediamo alla prossima. Grazie mille per avermi fatto compagnia. Un bacio a tutti. Ciao!